All right, hey, I'm Per-Johan Fager, the CEO of Sumobility. I'm really happy to be here in Allegi and with this beautiful place in the Dolomites, together with Greenova. Here we present five Zoom uphills, a four-wheel drive electric wheelchair. And that was this company, Sumobility, that produced them. That was founded in 2011, actually. So it's more than 10 years we've been around and help people that have been disabled to move around again, to be a free mind in motion, as it says in our slogan right here. And Greenova has been our distributor here in Italy for almost 10 years, and they're doing a very good job right now. They're taking out Zooms to different places and help the people to try it out and see the freedom that the vehicle give to people. Beh, questi strumenti sicuramente sono importantissimi, perché la montagna deve essere fruibile a tutti. Non stiamo parlando del problema disabilità, che è un problema conosciuto, però ci sono altre situazioni, persone anziane che magari hanno problemi di deambulazione, ma dati dalla senilità o da altri problemi che insorgono con l'avanzamento degli anni, o altre persone giovani che possono aver avuto altri problemi. La montagna deve essere fruibile quindi a tutti, e questa è una grandissima opportunità. Il brevetto che è stato e che sto vedendo appunto sul territorio, che viene utilizzato in questi momenti come prova, è sicuramente un grandissimo obiettivo. Quindi la montagna per tutti, questo è l'obiettivo. La montagna ha degli scorci e dei paesaggi stupendi, e come tutte le cose belle devono poter essere accessibili a tutti. Non c'è qualcuno che deve rimanere escluso da questa possibilità. Gli strumenti, gli ausili, sono tutte cose che dobbiamo sostenere al massimo per dare la possibilità a chiunque di decidere cosa fare. Di decidere di stare nel proprio posto, di andare a farsi delle passeggiate, di andare a arrivare in località dove non avrebbe mai pensato. Queste sono le possibilità che oggi vengono garantite dai vari strumenti e dai vari ausili. Come associazione non possiamo che sostenere tutto ciò che dà la possibilità a chiunque di fare quello che desidera. Ah, sicuramente è una bellissima iniziativa che renderà accessibile a un numero importante di persone le nostre zone, e di poter godere a tutti dei nostri panorami e delle nostre montagne, di quello che ci circonda. Sono molto grata e entusiasta di essere qui ad Alleghe per questa importante iniziativa, perché sono molto sensibile al tema della disabilità in montagna, e la possibilità comunque di riuscire a vivere la montagna in un modo, passatemi, alternativo, secondo me è molto importante. Anche la nostra funivia della Marmolada ha creato proprio delle strutture apposite per i disabili, e quindi è possibile tramite gli ascensori salire in quota, visitare il museo ed avere questa possibilità in più. Quindi la sensibilità su questo tema, secondo me, deve essere sempre maggiore più passa il tempo.